Buonasera e bentrovati ai nostri spettatori. Diamo il benvenuto al dottor Domenico Antonio Rina, medico radiologo esperto in ecografia. Benvenuto. Benvenuto a voi e grazie per l'invito. Con il dottore parleremo di ecografia, di evoluzione dell'ecografia e risponderemo ad alcuni dei quesiti più frequenti. Per cominciare, cos'è un'ecografia? Cosa serve e quali sono i principali vantaggi? L'ecografia è una delle diagnostiche per immagini e in greco significa scrittura dei suoni. Si incominciarono a fare gli studi negli anni 30 dal radar e poi velocemente, fino ad arrivare negli anni 70, c'è stata un'evoluzione in tutti i sensi. L'ecografia è una metodica abbastanza versatile, costa poco e non ingombra molto, si può fare anche a letto del paziente e c'ha tante indicazioni. L'ecografia è un esame diagnostico operatore dipendente. Cosa significa esattamente e soprattutto è un esame invasivo o innocuo per il paziente? No, è completamente innocuo perché si basa sugli ultrasuoni che non fanno nessun danno al paziente. Tanto è vero che le donne in gravidanza la ripetono anche più volte. Per quanto riguarda, l'innocuità, è anche il fatto che costa poco, è ripetibile ed è operatore dipendente, come diceva giustamente lei, perché a differenza delle altre diagnostiche per immagini, dipende molto dal medico che la esegue, dalla esperienza e dalla preparazione. E anche dall'apparecchio. Però mentre per la TAC ci sono dei parametri ben stabiliti e tante volte la esegue il tecnico e il medico la referto, l'ecografia esegue e referta il medico direttamente. Quali sono i principali campi di applicazione dell'ecografia? Allora, i principali campi di applicazione sono, iniziamo dal collo, tiroide, ghiandole salivari, anche il torace, l'addome principalmente, il fegato, il pancreas, la milza, i reni, i surreni, la aorta addominale, la pelvi, intesa per vescica, organi genitali maschili e femminili, e lo studio poi dei tessuti molli. Parliamo di evoluzione dell'ecografia. Ci sono delle macchine con apparecchiature di ultima generazione particolarmente evolute. Ce ne può parlare, dottore? Ci può anche dire in quali campi vengono maggiormente utilizzate queste apparecchiature? Beh, l'evoluzione maggiore, secondo me, è stata proprio nello studio della elasticità o della lesione oppure dell'organo. Per esempio, si fa una ecografia, se c'è un nodulo si può studiare poi con l'elastosonografia, che studia appunto l'elasticità, tenendo presente che più un tessuto è rigido e più si pensa alla malignità, più un tessuto è morbido e più si pensa alla benignità. Poi ancora altro grosso e importante campo di applicazione è il cosiddetto fibroscan, che sarebbe sempre una elastosonografia che misura la quantità di durezza del fegato e ci dice in che stadio è la eventuale epatopatia cronica. Un'altra applicazione è la quantificazione con un numero, e questa è una novità veramente recentissima, studia la quantità di grasso nel fegato, e un'altra che studia le eventuali infiammazioni del fegato.
Nel caso in cui un privato non riuscisse ad eseguire un'ecografia in breve termine, il fatto di ricorrere a una struttura privata, un medico, è comunque un grande servizio che può permettere poi di fare una radiografia in brevissimo tempo. Un'ecografia. Sì, si può ricorrere, ci sono gli ospedali, gli studi convenzionati e ci sono anche alcuni privati che eseguono le ecografie. E quindi il paziente che si trova in difficoltà può far ricorso anche al privato. Tra gli esami più richiesti c'è l'ecografia al fegato. Quando e perché va eseguita? Beh, l'ecografia al fegato va eseguito quando soprattutto gli esami di sangue non sono normali, quando alcune volte c'è il dolore che è dovuto soprattutto, il dolore nel fegato è dovuto soprattutto o alla presenza di calcoli nella colecisti oppure alla presenza di lesioni maligne, altrimenti il fegato è un organo che non fa male. Ecografia linfonodale. Quando è necessario sottoporsi a questo tipo di ecografia e esattamente l'esame come si svolge? Si svolge con una sonda particolare e bisogna stare molto attenti e studiare la forma, la dimensione di un linfonodo, la struttura e attualmente anche la vascolarizzazione. Per farsi un'idea della benignità o della malignità del linfonodo che è aumentato di volume. Non esiste più il diametro massimo di un centimetro per studiare i linfonodi, ma i linfonodi vanno studiati tutti perché abbiamo visto che anche linfonodi di 5-6 mm possono poi evolvere in situazioni di malignità. Ecografia vascolare si avvale di metodiche e di apparecchiature che sono in continua evoluzione a livello tecnologico. Ce ne parla e quindi si ha la possibilità anche di avere una diagnosi molto più accurata in questo caso. Sì, per la vascolarizzazione anche, a parte la vascolarizzazione degli arti, e la vascolarizzazione della carotide che è sempre molto importante, però lo studio della vascolarizzazione è importante anche per le lesioni. Facciamo l'esempio del linfonodo, un altro parametro che ci può, ripeto, indicare se un linfonodo è benigno o maligno è proprio la vascolarizzazione. Il tipo di vascolarizzazione e com'è la vascolarizzazione. Così anche per esempio per le lesioni singole o anche più lesioni è sempre conveniente studiare la vascolarizzazione. Si sono affinate le metodiche e ora si riescono a studiare vasi molto piccoli e con un mappaggio veramente eccezionale. Io la ringrazio, dottore, e le auguro un buon lavoro. Grazie a lei e grazie a voi dell'organizzazione. Un saluto a tutti gli spettatori di Ippolicoro TV. Buona serata e grazie.